settembre si deve rientrare a scuola normalmente, con tutte le classi in compresenza, tutti i ragazzi insieme. È quello che insegnanti, docenti precari, genitori, nonni, studenti hanno chiesto manifestando in Piazza del Duomo a Pistoia, contemporaneamente a tantissime altre città del paese, nell'evento promosso dal movimento Priorità alla Scuola. La richiesta al governo è stata di lavorare perché a settembre le lezioni possano riprendere in classe, stoppando la didattica a distanza, che nonostante l'impegno di docenti e studenti si è dimostrata non paragonabile all'incontro quotidiano nelle aule. Vogliamo sapere adesso e non a settembre le regole chiare per riaprire le scuole in sicurezza a settembre, senza rimandare, senza sperimentazioni, senza classi alterne, senza didattica a distanza. Basta con la didattica a distanza che non funziona e non è didattica. Se la scuola riprenderà così, si rischia che il diritto allo studio, innanzitutto degli studenti, non sarà garantito, perché la didattica a distanza può essere così uno strumento di emergenza, ma non può garantire l'apprendimento che gli alunni, specie quelli più piccoli della primaria, della secondaria di primo grado, devono raggiungere. Che cosa è mancato in questi tre mesi? In questi tre mesi è mancata la vicinanza, secondo me, perché capisco che ognuno ha le proprie necessità di ripartire il prima possibile, è giusto così perché non si può rimanere chiusi in casa, però i bambini non sono stati contemplati in questa ripartenza. Non possiamo assolutamente continuare così, oltretutto perché stiamo anche sottoponendo i nostri figli a una, diciamo, a un tour de force sotto tutti gli aspetti, soprattutto sotto l'aspetto elettromagnetico. Non ci dimentichiamo che il continuo stare davanti al computer, insomma, comporta anche un'esposizione alle onde elettromagnetiche notevole. Sarà complicato perché i nonni faranno doppio lavoro, perché se è vero che questi bimbi dovranno stare tre giorni a casa e tre giorni a scuola, dovranno diventare i nonni insegnanti, visto che i genitori lavorano. Quest'anno poi è stato annunciato un ulteriore taglio di 41 cattedre nella provincia di Pistoia, gli insegnanti precari sono circa un migliaio solo nella provincia di Pistoia e provincia, e in più c'è l'emergenza di far ripartire la scuola. Se la scuola riparte, dobbiamo dare priorità alla scuola, la scuola deve ripartire con gli insegnanti e non può pensare la ministra di far ripartire la scuola con un concorso in agosto.